No, a casa mia la si faceva con la pasta dei gnocchi, perciò li dovevi fare e Allora facevate mangiarli. presto. Con gli occhi, eh? Allora facevate Pasta degli presto. gnocchi? Presto, Con la le pasta con le patate. patate. La pasta con le Con patate, le sì. patate. Cioè, Invece quando... la si fa E in com'è che si fa la genere pasta con con... l'acqua, farina Acqua e e farina e sale, un po' latte. d'olio dentro. Mamma faceva acqua e farina, ma dopo col Tirato mattarello talmente sottile. vedevi trasparenza, lui Sì. lavorava. Oh, Maria Santa, io non farò mai quel lavoro lì. No, ma... E dopo doveva tagliarla E tutta. dopo no, dopo si facevano i cerchi, no? Col Dopo lei bicchiere, sì. aveva il coperchio di un barattolo, Sì. Le tutti i vari cerchi, dopo mettere l'inverno riempivi, poi e le bisognava chiudere chiudevi. E poi bene perché bisognava fare in se fretta perché si seccava la no si pasta. seccava e... Lavorò. Ma Meglio andare alla buoni, pattusiera, che li fanno buoni. buoni lì alla Sì, è pattusiera. vero. Ma... Fanno buoni, sì. Io sono anni che io non li mangio, ma so che almeno una volta erano buoni se c'è lo Ma è la stesso. pasta di patate, com'è che la fai? Come i gnocchi, solo con più Più farina. Ok. farina, sì. Però la devi fare e con patate buone, non con quelle che si compra Ma al anche lì bisogna supermercato. tirarle bene. Sì, perché, ma non occorre che la tiri tanto sottile, però la devi tirare in modo che tenga. C'è una nostra amica che Si fa anche lo le strudel. faceva sempre per Danilo Birche i lo strudel. chansons con... Una data per una bella Evita. signorina. Grazie. La devi portare? Non metterla nel cassetto. Sta bene anche quei capelli tirati su e la gioventù, guarda. Stanno bene in tutti i modi. Tu devi mettere quello più grande da Ah, questa. no, vabbè, quello... sì, Che vabbè. bella. Stai Ecco. bene? Grazie. Benissimo. Grazie. Vedi, dopo ore di camminate e di percorsi scoscesi, finalmente questo è il premio. Ok, ottimo. Guarda che bello. Ok, questi li ho trovati da morta. Trattasi di funghi porcini e funghi gialletti che stanno bollendo in un tegame. La cottura è prevista per 3/4 d'ora. Sono passati 10 minuti. Buon appetito. Aspetta. Schifo, vero? Assolutamente sgradevoli proprio. Ok, grazie. Mi manca un bel sale come al solito. Flavio, che sua moglie un mese fa ha celebrato un matrimonio. Sì. Ha l'autorizzazione, insomma, per l'esposizione che ricopre. E come augurio agli sposi dopo che li ha sposati, ha letto la ricetta dei Ma chansons dai. agli sposi, giuro. Sì. Allora, pane nero, pane bianco. Dopo le dosi te le fai tu, perché io Occhio, sì. le faccio a occhio anch'io. Pane nero, pane bianco, uvetta. O sultanina, cos'è quella roba lì? Lo zucchero,
zucchero poco però. Zucchero quanto? Lì è, secondo ti me regoli, ti regoli da solo. Sì. Perché dipende, io ne faccio un bel po'. Sì, certo. Uova, sale, cacao o no? Cacao. Ok, e poi rum. Rum. Metti anche Il prezzemolo passato nel burro. Sì. Cioè in pratica lo fai appassire nel burro. Ok, nel burro. E dovrebbe esserci tutto. E la ricotta e il formaggio. La ricotta affumicata. Ok. E il formaggio. Affumicata e il formaggio. E la pasta la fai? La pasta, acqua e farina. Acqua e farina, non lo fai quella con le patate. Senti Flavio, adesso dico una eresia. Farli con la pasta rana già pronta, che sia possibile. Io ho una pasta di che faccio il pasticcio adesso, che viene il pasticcio eccezionale. Con quella rana? Sì, non è rana, è una pasta di una ditta apposta. L'unica cosa, sai cos'è? Che bisogna vedere se si chiudono. Sai, perché dopo... ma sì. Comunque acqua e farina, sì, certo. Un po' di sale, basta. Fai l'impasto, poi la tiri. Ma tanto sottile, non è abbastanza. Come, dopo dipende come ti piace. Sì, certo. Così. E si chiude bene. E lì non devi mettere né farina né niente, perché quando lo chiudi, se c'è la farina non si chiude. Ok, certo. E deve fare così. E lo chiudi e basta. Ma tu fai anche una forma... Li chiudi e poi li fai i 5 beccucci. Sì. In pratica li chiudi prima così e poi li prendi 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, hai fatto tutto a mano questo. La nonna Andreina... Ieri è venuta giù Luisa a farci Tiersonza, ha cominciato alle 8 e finito alle 4. Sai Flavio, la nonna Andreina invece li faceva caramelle. La caramella, sono, sì, pure sì. Cioè ci sono quelli che li fanno proprio tipo i tortellini che li chiudono dietro così. Sì, ci sono diverse forme. Sì.